Continuano i ritardi nei pagamenti degli stipendi da parte della ditta uscente ai lavoratori degli scuolabus nel comune di Teramo. L'ultima mensilità percepita da autisti assistenti che si occupano del trasporto degli studenti sul territorio comunale è relativa al mese di marzo. Per questo motivo la FILT CGL è tornata a denunciare la persistente criticità e confida in un cambio di rotta con l'arrivo di una nuova azienda tramite la gara appena pubblicata. Bisogna sollecitare in continuazione il giusto riconoscimento del lavoro svolto. Anche questo mese è in ritardo e quindi siamo stati costretti per l'ennesima volta a sollevare il problema. Tenuto presente che fra 10 giorni ci sarà la fine dell'appalto e quindi non vorremmo che i lavoratori passino l'intera estate senza stipendio. Ecco. Quanti sono i lavoratori interessati a questa problematica? Sono all'incirca una trentina. 14-15 autisti e altrettanti assistenti. Il sindacato chiede inoltre all'amministrazione comunale di farsi esplicitare da chi svolgerà il servizio da settembre i termini massimi per il pagamento degli stipendi, una richiesta che mira a tutelare i lavoratori. La gara d'appalto indetta per la gestione del servizio ammonta a oltre 2,7 milioni di euro per una durata pari a 2 anni scolastici e con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. Facoltà quest'ultima prevista anche nel contratto che è in scadenza con l'attuale gestore, che però il comune non ha inteso applicare. Quindi per chi si aggiudicherà il servizio dovrà occuparsi del trasporto di circa 275 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e del servizio dedicato agli studenti con disabilità. Noi abbiamo già segnalato sulla stesura del bando di mettere alcuni vincoli e sono stati previsti proprio una penale in caso di ritardato pagamento da parte degli stipendi ai lavoratori. Ovviamente bisogna stabilire una data però, da dove parte questa eventuale penale.